presidi alla Mattei c'è un'altra giornata intensa e interessante, perché intanto qui ci troviamo proprio nel cuore di una mostra dedicata alla Grande Guerra. Sì, nasce da un percorso didattico ben strutturato che ha avuto inizio già a partire da metà novembre. Quasi tutti gli alunni sono stati coinvolti in questo progetto. A noi faceva piacere ricordare appunto la Prima Guerra Mondiale, l'entrata, ricorrono i 100 anni dall'entrata in guerra da parte dell'Italia. E la mostra nasce senza alcuna pretesa, è una mostra semplice, fatta dai ragazzini, però ha una valenza e una forte ricaduta didattica, e quello è il motivo più importante. La scuola deve fare questo, avremmo potuto fare una mostra straordinaria, ma poco ci importava. L'importante è che i ragazzini abbiano lavorato con passione. La mostra si sviluppa in più percorsi, perché c'è il percorso che riguarda proprio le vittime della guerra, c'è un percorso dedicato proprio agli eroi di Gela, quella che io chiamo la microstoria, quella storia nascosta che magari più non conoscono. E poi c'è tanto percorso dedicato anche alle figure femminili dei primi anni del Novecento, il rapporto con la scuola nei primi anni del Novecento, i giochi che facevano i bambini. Allora, insomma, è stato un bellissimo viaggio, una grande avventura per i nostri ragazzi, dare loro la possibilità di studiare la storia in maniera alternativa.